Mister Pitaluga, la San Piero da Venese espugna anche il campo del finale e allunga questa striscia positiva, questo momento buono a favore vostro. È stata una partita approcciata bene da voi, bravi a trovare vantaggio nel primo tempo e nel secondo tempo a gestire senza particolari rischi. Sì, sono d'accordo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo siamo stati forse un pelino leziosi in alcune ripartenze che potevano chiuderla e quindi magari gestirla poi con meno ansia, perché poi rimanendo aperta gli ultimi minuti si sa che si può stare anche il pareggio su una palla sporca, su una situazione come è capitato, che loro potevano pareggiare alla fine. Penso che globalmente abbia meritato di vincere. Globalmente meritata, e appunto come dicevo prima, una San Piero da Venese che è riuscita un po' a sbloccarsi in questo campionato, e forse questo momento di sblocco arriva dopo quella sconfitta con la Superba. Sì, quello è stato un pochino ad oggi il momento che ci ha cambiato la stagione. I ragazzi hanno capito che per fare bene non basta solo pensare di essere bravi, ma bisogna dimostrarlo sul campo, sia quando si ha la palla, sia quando non si ha la palla, sia quando è il momento di attaccare, quando è il momento di soffrire. Per esempio, sia domenica scorsa che col millesimo che oggi negli ultimi minuti, quando c'è stato da soffrire, i ragazzi si sono messi lì e hanno sofferto, e quindi insomma dimostra questo che abbiamo imparato dalla sconfitta. Le sconfitte vengono sempre, l'importante è che quando vengono siano istruttive. Ecco, come marcatore abbiamo visto Ferrante, un ragazzo che so che ci puntate molto e che soprattutto arriva dalla prima categoria. Sì, è stata sicuramente una scelta ponderata, sapevamo che era un prospetto che aveva fatto benissimo in prima, era tra virgolette un punto interrogativo, perché comunque quando sali di categoria non sai mai come reagisci alla nuova categoria. Lui ha avuto un inizio di apprendimento e ora sta uscendo con le sue qualità, con questa rapidità nel breve, quando gli arriva la palla insomma riuscire a tirare in porta, e oggi l'ha dimostrato, oltre la prestazione positiva in cui si è battuto, ma sicuramente gol di grande qualità. Con questo spirito diciamo si può anche pensare almeno ad arrivare vicino alla zona playoff, se non all'interno di essa. Poi siamo all'inizio, il campionato è lungo, ma ci sono le qualità. Ma noi ogni anno partiamo per fare un campionato. Il primo anno di promozione eravamo arrivati praticamente nei 5, non avevamo fatto i playoff per i punti. L'anno scorso ci siamo andati vicino, secondo me abbiamo sottoperformato, e quest'anno un'altra annata che possiamo avere quel tipo di obiettivo, però veramente noi in questo momento vogliamo partita per partita e poi in primavera andiamo a vedere dove siamo.